Cari amici di Rio Vacanze, amanti delle avventure invernali e degli spettacoli della natura, siete pronti per un'emozionante esplorazione della Lapponia finlandese? In questo video vi forniremo tutte le informazioni di cui avete bisogno per pianificare un viaggio indimenticabile in questo magico angolo del mondo. Dalle aurore boreali alle attività invernali, dalla casa di Babbo Natale alle sfide del freddo artico. Siamo qui per prepararvi al meglio per la vostra avventura in Lapponia. Prima di cominciare, se questo tipo di video ti interessa, ti ricordiamo di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella. Che cos'è l'aurora boreale? L'aurora boreale, conosciuta anche come luci del nord, è uno spettacolo naturale straordinario che si verifica nelle regioni polari del nostro pianeta. Questo fenomeno celeste è causato da particelle cariche provenienti dal Sole, chiamate vento solare, che interagiscono con l'atmosfera terrestre. Il risultato è una danza caleidoscopica di colori luminosi nel cielo notturno. Quando e dove puoi vedere l'aurora boreale? Il periodo migliore per avvistare l'aurora boreale va da settembre ad aprile. Durante questi mesi le notti invernali lunghe nelle regioni polari offrono maggiori opportunità per osservare questo spettacolo naturale unico. Tuttavia i mesi di dicembre e gennaio possono essere molto freddi, quindi è importante considerare la tua tolleranza al freddo quando pianifichi questo tipo di viaggio. Per quanto riguarda la posizione, la Lapponia finlandese è uno dei luoghi più famosi al mondo per l'osservazione dell'aurora boreale. Alcune delle migliori località includono Rovaniemi, Ivalo e Inari. Queste regioni offrono cieli scuri e poche luci artificiali, il che favorisce l'osservazione delle luci del nord. Come puoi vedere l'aurora boreale? Per aumentare le tue possibilità di vedere l'aurora, ecco alcuni consigli. Scegli una notte senza luna. Le notti con la luna nuova o poco illuminata offrono le migliori condizioni per l'osservazione. Scarica un'app per l'aurora boreale. Utilizza un'applicazione dedicata per l'aurora boreale sul tuo telefonino. Queste app forniscono previsioni in tempo reale e notifiche quando le condizioni sono favorevoli. Sii paziente, l'aurora boreale può apparire all'improvviso o scomparire altrettanto rapidamente. Preparati quindi a trascorrere del tempo all'aperto e a essere paziente. Come vestirsi per l'osservazione dell'aurora boreale in Lapponia? L'abbigliamento è fondamentale quando si cerca di catturare l'aurora boreale nella Lapponia finlandese, soprattutto durante le freddi notti invernali. È importante vestirsi a strati, per cui indossa intimo termico, un bel maglione di lana o pile pesanti, tuta da sci e scarponi da sci. Ricordatevi di aggiungere accessori come sciarpa, cappello e calze in lana per proteggere le parti del corpo più sensibili al freddo. Per le mani utilizzate sottoguanti in Gore-Tex e guantoni da sci pesanti, soprattutto se prevedete di fare escursioni notturne. Una cosa importante, il freddo esaurisce molto velocemente le batterie, per cui mantenete l'attrezzatura elettronica al caldo, come fotocamere o telefoni, proteggetela dal freddo mantenendola nelle tasche interne della tuta da sci tra una sessione fotografica e l'altra. Portate con voi un power bank abbastanza potente per ricaricare dispositivi elettronici in caso di necessità. Mantenetelo al caldo per evitare che la batteria si scarichi rapidamente. Gli Ice Hotel sono una delle attrazioni più straordinarie e uniche che puoi sperimentare in Lapponia e in altre regioni polari. Ecco tutto ciò che dovete sapere su questi incredibili alloggi. Gli Ice Hotel sono costruiti principalmente con ghiaccio e neve locali. Ogni anno il design e la struttura dell'hotel vengono completamente rifatti, il che significa che ogni stagione offre un nuovo aspetto e un'esperienza unica. Le camere degli Ice Hotel sono arredate con letti in ghiaccio e sono spesso decorate con sculture di ghiaccio e opere d'arte realizzate da artisti locali. Sono incredibilmente fredde, ma anche incredibilmente accoglienti. Per mantenere una temperatura sopportabile, solitamente ricevi un sacco a pelo ad alta resistenza termica e pelli di renna o isolanti per il tuo letto. Gli Ice Hotel sono stagionali e sono aperti solo durante l'inverno, solitamente da dicembre ad aprile. Dopo questa stagione si sciolgono e quindi vengono ricostruiti l'anno successivo. È un'esperienza davvero unica e indimenticabile. Sarai immerso nella bellezza e nella maestosità del paesaggio invernale e avrai l'opportunità di sperimentare il lato più autentico della Lapponia. In Lapponia potrete vivere tante esperienze indimenticabili e uniche. Una di queste è la slitta trainata da cani aschi.
Durante l'escursione ti troverai al comando di un team di cani energici e affettuosi e avrai l'opportunità di sviluppare una connessione molto speciale con loro. Dopo la gita avrai l'occasione di interagire con i cani e apprendere di più sulla loro vita e sull'addestramento. Le Fat Bike sono biciclette speciali progettate per affrontare terreni elevati. Mentre esplori la Lapponia invernale su una Fat Bike potresti affrontare alcune cadute, soprattutto se la neve è morbida. Durante l'escursione in motoslitta avrai l'opportunità di esplorare la regione in modo unico e di coprire distanze maggiori rispetto a una camminata. Un'altra escursione da non perdere è la visita a un allevamento di renne ed è un modo straordinario per conoscere meglio la cultura Sami e la vita delle renne nella Lapponia. Molte volte puoi anche partecipare a gite in slitta trainata da renne ed è un'esperienza autentica che ti farà sentire come un vero abitante dell'Artico. Incontrare Babbo Natale è un sogno che può diventare realtà nella Lapponia finlandese, dove è spesso rappresentato come un personaggio vivente. Ecco come puoi fare per incontrarlo. Villaggio di Babbo Natale. Questo è uno dei luoghi più iconici per incontrare Babbo Natale. Si trova vicino a Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese, e qui troverai la casa di Babbo Natale, dove puoi visitarlo, scattare foto con lui e persino consegnare la tua letterina con i tuoi desideri natalizi. Tra un'escursione e l'altra prendetevi una pausa relax e provate la sauna finlandese, ma scopriamo insieme come funziona. Una sessione di solito inizia riscaldando la sauna a temperature elevate. Gli ospiti si spogliano e entrano nella sauna per un periodo di sudorazione, dopodiché si raffreddano immergendosi in acque fredde o rotolandosi nella neve. Questo processo può essere appunto ripetuto più volte. Se state pianificando un viaggio in Lapponia, vi suggeriamo di rivolgervi con grande anticipo ad un'agenzia specializzata, perché le disponibilità non sono mai molte e soprattutto per quanto riguarda le escursioni, in loco potreste avere difficoltà a trovare posti liberi. Grazie per averci seguito, un saluto da me, Serena, e da tutto lo staff di Rio Vacanze.